Ministro Lamorgese, sull'immigrazione siamo di fronte ad una nuova emergenza. Sì, a luglio sono arrivati, si sono moltiplicati gli arrivi da parte della Tunisia a causa di una grave crisi economica di quel Paese. Eh, sono migranti economici quindi che non hanno titolo a rimanere in Italia e noi faremo di tutto e già abbiamo preso accordi con il governo tunisino, con il premier incaricato, di procedere quanto prima ai rimpatri. Quali sono le misure che il governo ha messo in campo e quali? che intende mettere in campo. Noi abbiamo innanzitutto messo in trovate delle località dove poterli mettere in quarantena. Facciamo il, il test sierologico, facciamo il tampone. Oggi si è conclusa una gara do, per eh, avere una nave, un traghetto molto grande dove poter collocare i migranti perché facciano il periodo di quarantena. L'immigrazione è un fenomeno globale. L'Europa su questo ci sta dando una mano? Il ruolo dell'Europa è un ruolo importantissimo. Io ho parlato con il commissario Johansen, oggi è venuto qui il ministro dell'interno francese. E soprattutto la Tunisia deve aiutare anche il nostro paese, tant'è che abbiamo fatto un accordo quando io sono andata in Tunisia per riprendere i numeri quali erano prima del lockdown per i rimpatri, quindi che inizieranno già ad agosto. E anche con dei sistemi di rimpatrio più... Eh, numerosi perché l'Italia sta sopportando davvero tanto le conseguenze di questa crisi, quindi è giusto che, essendo migranti economici, ritornino nel loro Paese.